Buonasera a tutte e tutti, sono Luisa Chiodi, direttrice di Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa. E questa sera per la Notte dei Ricercatori presentiamo il progetto Tra poco, Transnational Political Contention in Europe. È un progetto Erasmus+, con capofila la Scuola Normale Superiore di Pisa. A breve darò volentieri la parola a Donatella Della Porta, preside della Facoltà di Scienze Politiche. Qualcuno credo debba spegnere il microfono. Proseguo. Insieme a noi ci sono l'Università di Belgrado, l'University College di Dublino, l'Università Bocco di Vienna e un'altra ONG che si chiama The Good Lobby. Il nostro consorzio è dedicato allo studio interdisciplinare del ruolo degli attori sociali nell'approfondire lo spazio dei diritti e della democrazia a livello europeo. E vi è chiaramente un numero crescente di protagonisti delle società civili e dei movimenti sociali nei paesi dell'Unione Europea che riescono a far sentire la propria voce sui temi quali l'ambiente, l'antidiscriminazione, le migrazioni, anche a livello comunitario, radicati nei propri paesi, ma appunto capaci di lavorare appunto a livello di Unione Europea. Il consorzio quello che prova a fare è esaminare come lavorano queste realtà radicate, che però appunto hanno una capacità di azione transnazionale, come riescono a far arrivare le loro istanze a livello europeo, come usano lo spazio giuridico europeo per avanzare le proprie cause, che forme prende l'azione collettiva, e quali sono le rivendicazioni proposte. Se la spinta dal basso si è transnazionalizzata, è importante anche capire che impatto riesce ad avere sul progetto europeo, sul suo futuro. Oggi in questo seminario approfondiamo uno dei temi di cui ci occupiamo, in particolare quello delle mobilitazioni transnazionali con i migranti ai confini dell'UE. Quindi con i nostri interlocutori cerchiamo di capire cosa è accaduto, cosa sta accadendo, in particolare su quella che conosciamo come rotta balcanica. Come i movimenti si attivano per aiutare i migranti in difficoltà, ma anche agire sulle politiche europee, come si coordinano tra vari soggetti di paesi diversi, ma anche con i migranti che attraversano i confini e che potenzialità vedono in questa azione transnazionale. E negli ultimi anni, 4-5 anni in particolare, gli attori, le ONG impegnate nell'aiuto ai migranti si sono attirate durissime invettive da parte dei populisti di tutto l'arco politico nazionale e di altri paesi e sono state oggetto di attacchi davvero duri e epiteti, per esempio, come i taxi del mare sono diventati luogo comune, anche se fino a poco tempo fa in Italia raramente si sentiva usare il termine ONG per parlare della società civile. E si è arrivati a vere e proprie campagne di diffamazione. E chiaramente questa ondata ha avuto un effetto negativo su tutta la società civile, sui movimenti a favore dei migranti che si sono trovati spesso isolati. E ciò nonostante è cresciuto questo movimento di solidarietà con i Balcani e con i migranti che attraversano i Balcani, che si è strutturato in reti ampie, appunto italiane e anche transnazionali. Di questo vogliamo parlare oggi, questa sera, e quindi volentieri lascio la parola a Donatella Della Porta per un'introduzione a questo seminario. Ribadisco, appunto, Donatella è preside della Facoltà di Scienze Politiche della Scuola Normale Superiore ed è anche appunto il capofila del nostro Tra poco. A te la parola, Donatella. Grazie, grazie mille Luisa e grazie a tutti quelli che stanno partecipando, ai nostri ospiti e al pubblico. E volevo dire poche parole perché penso che sarà interessante dare la parola a chi sul campo si sta occupando di queste cose, ma poche parole collegando il tema generale della trasnazionalizzazione della società civile alla specifica rivendicazione sui diritti dei migranti. Questo incontro si chiama Oltre i confini e attraversando i confini i migranti riaffermano dei diritti di cittadinanza che sono stati negati.
Noi abbiamo nel centro di studio sui movimenti sociali sviluppato anni fa una ricerca a cui è partecipata anche Chiara Milan, che parlerà dopo di me, sul tema della cosiddetta lunga estate dei migranti e su come le azioni di solidarietà siano strettamente collegate all'azione di rivendicazione da parte dei migranti dei loro diritti. In generale possiamo dire che viviamo in un periodo in cui termini come transnazionalizzazione, globalizzazione, europeizzazione, cosmopolitismo sono termini che fanno pensare a un mondo senza confini. La pandemia ha anche accentuato alcuni caratteri di connettività a livello europeo ma anche a livello globale, però tutti questi processi in realtà sono anche processi di costruzione di confini, quindi in realtà sia la globalizzazione che l'europeizzazione hanno voluto dire non l'abbattimento dei confini per le persone, ma un abbattimento dei confini per la finanza e per le merci, a cui si sono affiancati invece il rafforzamento di confini sempre più impenetrabili per una parte della popolazione che dà un contributo fondamentale alla nostra vita quotidiana, ma anche alla nostra cultura, allo sviluppo della nostra identità. Con la pandemia questa situazione paradossale si è accentuata. Da un lato con la pandemia si è estesa la percezione di vivere un destino comune, si è estesa la percezione anche di un bisogno di affrontare i problemi a livello certamente sovranazionale, si è aperto lo sguardo rispetto a quello che succede nel mondo nella consapevolezza che il problema è un problema comune. Però al contempo la pandemia ha voluto dire anche chiusura dei confini, ha voluto dire irrigidimento della possibilità di passare non solo da un paese all'altro, ma anche della possibilità di passare da una città all'altra, da un comune all'altro, da una regione all'altro, e ha portato anche una sfida culturale rispetto al tentativo da molte parti di individuare dei capri espiatori nei gruppi più deboli della popolazione, dai giovani a appunto sempre di più i migranti che nella pandemia hanno sofferto particolarmente per condizioni di rischio a cui erano sottoposti e al contempo per l'irrigidimento delle chiusure rispetto ai movimenti e della chiusura rispetto ai loro movimenti e della chiusura rispetto alle loro possibilità di vita. Essere migranti molto spesso vuol dire non avere diritti di cittadinanza, diritto alla sanità, ai sussidi, all'alloggio, e questo in una condizione di, in una situazione di pandemia assume caratteristiche ancora più gravi. Questa appunto non è una situazione nuova, almeno dalla lunga estate della migrazione del 2015. Molte associazioni sono attive nel aiutare, ma anche nel rivendicare i diritti di chi attraversa i confini, e sono attivi non solo nel alleviare le condizioni di sofferenza, ma anche nel rivendicare diritti. Questo in una situazione in cui, come ricordava Luisa, in Italia con le leggi sicurezza non ancora emesse da un governo con il centrodestra e la destra estrema anche al potere, ma non ancora toccate e riviste dal governo che ha sostituito quello che le ha emanate. Quindi leggi che ancora colpiscono duramente sia la migrazione sia le organizzazioni
che si sono attivate in solidarietà con i migranti, e anche una situazione di criminalizzazione che ancora continua a esserci, che non nasce in Italia, ma che si è sviluppata da partire da decisioni prese anche a livello dell'Unione Europea, sottolineando il bisogno di affrontare anche quel livello. Questo è un momento in cui sicuramente ci sono opportunità per azioni di solidarietà, c'è un bisogno forte, c'è un'opportunità discorsiva rispetto al bisogno di un intervento pubblico, un intervento politico nella direzione di garanzia di maggiori diritti e di un welfare che deve essere esteso a chi vive in un territorio e partecipa alle attività della comunità. C'è una intensificazione anche, parte paradossale, nelle situazioni di lockdown, ma che si è sviluppata in termini di interazione tra varie associazioni che agiscono su diverse tematiche. Stiamo facendo una ricerca su Black Lives Matter, e questo è quelle manifestazioni di luglio hanno presentato una forte capacità anche di collegare tematiche diverse ai temi del razzismo e ai temi dei diritti dei migranti. Quindi ci sono sfide, ci sono opportunità, e quello che discuteremo stasera è appunto orientato a capire, rispetto a queste sfide, come si sono trasformate le forme di azione delle organizzazioni che operano in solidarietà ai migranti, le forme di azione che spesso combinano la rivendicazione, come nelle tante azioni di Black Lives Matter in luglio, con anche azioni di sostegno, di solidarietà, di nuovo mutualismo è stato definito, ma anche di sviluppo di una conoscenza alternativa a quella esistente. E come sono cambiate, se sono cambiate le rivendicazioni attorno al tema dei diritti dei migranti. Quindi ringrazio tutti per la partecipazione a questo primo incontro che abbiamo in Italia sul tema. Ringrazio Luisa e le ridò il microfono. Grazie, grazie Donatella per la tua introduzione. Visto che il tempo non è moltissimo, corro subito a dare la parola a Chiara Milan, che è Marie Curie Fellow all'Università di Graz, alla quale chiediamo un'introduzione alla rotta balcanica, alla solidarietà con i migranti dal 2016 più o meno ad oggi. Chiara, te la parola, grazie. Grazie, buonasera a tutti e a tutte. In qualità appunto di ricercatrice adesso presso il Center for Statistics European Studies di Graz, ma precedentemente presso la Scuola Normale Superiore, volevo spendere insomma due parole sulla questione della rotta balcanica, perché uno dei progetti per cui appunto ho lavorato alla Scuola Normale, diretto dalla professoressa Della Porta, si è occupato proprio di studiare i movimenti di solidarietà da parte della società civile con i migranti che attraversavano il territorio dell'ex Jugoslavia. Questi movimenti si sono intensificati a partire dal 2015 e inizialmente la reazione della società civile è stata quella di accoglienza verso le persone in transito. Accoglienza, e questo è emerso dalla nostra ricerca, dettata anche dall'aver vissuto una condizione, un'esperienza di guerra non molto tempo fa, quindi negli anni 90. Nel 2015 la rotta balcanica era... il corridoio balcanico era aperto, i migranti, le persone in transito attraversavano il confine greco-macedone, attraversavano i territori di Macedonia, Serbia, entravano in Ungheria, primo paese dell'Unione Europea, finché l'Ungheria ha chiuso i confini, la rotta si è spostata ad ovest e quindi le persone in transito hanno dovuto attraversare Croazia e Slovenia per approdare in Austria. Dal 2018, in seguito alla chiusura, alla militarizzazione dei confini, la rotta balcanica ha interessato in particolare la Bosnia Erzegovina, dove adesso sono bloccati coloro che cercano di attraversare il confine con la Croazia, andando incontro a violenza praticamente certa.
chi riesce a attraversare il territorio della Croazia e della Slovenia spesso entra in Italia e appunto si trova a Trieste. Quindi è importante sapere che la rotta balcanica non riguarda solo i Balcani, ma riguarda anche il nostro territorio. E nel nostro territorio si sono attivati, soprattutto negli ultimi anni, diversi comitati dal basso, comitati di cittadini dal basso, che si sono occupati di dare una prima primo supporto, di fornire accoglienza alle persone che spesso attraverso i nostri confini arrivano dopo appunto anni in cui tentavano di attraversarli e dopo episodi di violenza nei loro confronti, che spesso appunto rimane impunita. Questi gruppi di solidarietà con i migranti si sono anche raggruppati, insomma hanno formato dei network, ed è proprio questo che il progetto Tra Poco si propone di studiare, almeno questo è uno dei filoni di ricerca di cui si occupa Tra Poco. E, proprio di questi gruppi in solidarietà con i migranti vorremmo parlare, quindi lascio la parola a Matteo, che fa parte di Bosen Solidarity e anche della campagna Lesbos Calling, se ci vuole un po' parlare delle attività della sua associazione e in particolare di questa staffetta di solidarietà di cui Bosen Solidarity è parte, con solidarietà appunto con i gruppi che dal basso si occupano di supportare i migranti, in particolar modo a Trieste. Sì, grazie Chiara e grazie dell'invito, buonasera a tutte e a tutti. Noi abbiamo per diversi anni monitorato la rotta del Brennero, che si è chiusa qualche anno fa. Ma siamo all'interno di un contenitore più ampio come Bosen Solidale, che appunto si chiama Campagna Lesbos Calling, che ha diciamo come obiettivo principale quello di monitorare quello che succede non solo lungo i confini, ma quello che succede alle persone migranti che percorrono la rotta balcanica in questo caso. Ma il focus principale di Lesbos Calling è stato quello collegato all'isola di Lesbo, che tutti conosciamo in Grecia, e soprattutto quello che è successo ultimamente è riportato alle cronache nazionali e internazionali la condizione appunto delle persone migranti. Dicevo appunto, un insieme di collettivi, di associazioni come la nostra, associazioni di volontariato, centri sociali che collegano un territorio ben preciso dell'Italia, che è il nord-est, che ad un certo punto hanno deciso di andare fisicamente da un anno a questa parte nei principali paesi attraversati da quella che comunemente viene definita la rotta balcanica, ma che ultimamente invece viene definita la rotta europea, perché è proprio la porta dell'Europa. Quindi molti di noi e molte di noi sono stati in Bosnia Erzegovina, in Serbia, in Croazia, in Slovenia, quindi abbiamo potuto un po' toccare con mano quello che succede lungo quei territori, lungo la rotta. Abbiamo in qualche modo anche cercato una rete transnazionale appunto con le persone del posto, con le associazioni del posto, con i collettivi che operano attivamente lungo la rotta. La rete invece che nasce in Italia è una rete sociale, di solidarietà, quindi la nostra ultima presenza in Bosnia risale a diversi mesi fa, purtroppo, perché poi, come sappiamo, la pandemia ha bloccato i confini, ma è anche una rete che ha uno scopo politico, non esclusivamente nazionale, perché poi le nostre richieste a livello politico si rifanno in particolare alle politiche europee, quindi transnazionale, che va oltre i nostri confini. Da qualche mese a questa parte, un po' spinti purtroppo dalla limitazione di movimento, abbiamo cercato un focus sulla città di Trieste, che oggi è un po' il collo di bottiglia di questa rotta balcanica, della rotta europea, nel senso che
le persone migranti che attraversano l'Est Europa, nella stragrande maggioranza dei casi, passano attraverso la città di Trieste. A Trieste ci siamo subito collegati e abbiamo inserito all'interno di questa rete due associazioni, due collettivi locali, Linea d'Ombra e La Strada Sicura, che in qualche modo operano in quella che loro definiscono la piazza del mondo, che è una piazza antistante la stazione ferroviaria di Trieste. Operano in diverse, diciamo, modalità, la loro strategia è molteplice, quindi da una parte una solidarietà attiva, quindi la cura, in particolare dalla strada sicura, la cura delle persone migranti che arrivano spesso portandosi dietro mesi, se non anni di viaggio, di duro viaggio, di duro cammino, e si portano dietro anche purtroppo la difficoltà di questo viaggio e le torture, non solo fisiche ma anche psicologiche. Operano dando anche delle indicazioni, perché le persone migranti passano attraverso la città di Trieste, tendenzialmente non si fermano, cercano di arrivare in Francia, quindi c'è anche un aiuto, un'indicazione. Operano dando una prima assistenza che per noi è fondamentale. La strategia politica è quella, insomma, di essere solidali, ma di aiutare anche dal basso queste realtà, che poi sono realtà locali molto piccole, che si sono formate da poco, ma che veramente operano quotidianamente e in maniera incredibile. Noi l'abbiamo visto l'ultima volta che siamo stati a Trieste, poi ci ha bloccato di nuovo la pandemia di Covid, siamo stati circa 3 settimane fa, e abbiamo potuto vedere con i nostri occhi qual è la situazione. Tantissime persone arrivano quotidianamente, non è un arrivo continuo, ma costante sicuramente, in particolare di ragazzi, spesso adolescenti, spesso minori, che provengono principalmente dall'Afghanistan e dal Pakistan, ma sappiamo che nelle ultime settimane sono arrivati anche kashmiri, quindi direttamente dal Kashmir e nepalesi. Quello che stanno portando avanti queste associazioni è di fondamentale importanza, e il nostro obiettivo è quello di riportarlo a livello nazionale, perché è importante oggi denunciare la violenza dei confini, non solo del confine italo-sloveno, ma di tutti i confini che queste persone attraversano. Dall'altra parte dobbiamo fare anche un lavoro un po' sottotraccia, lo definisco, perché, come si è detto all'inizio, c'è una parte di società civile che ci appoggia, ma c'è un'altra grande parte, purtroppo, di società che non vede assolutamente di buon occhio, per usare un eufemismo, quello che stiamo portando avanti, o che appoggia addirittura gruppi che ormai non sono neanche più tanto locali, di destra e di estrema destra, che portano avanti attacchi quotidiani ad personam, agli attivisti e alle attiviste sul posto. Oggi Trieste è chiaramente un hub importantissimo della rotta balcanica, della rotta europea, e noi stiamo puntando tutto su Trieste per riportare poi la violenza dei confini a livello europeo, perché poi questo è importante, cambiare quelle che sono state finora, fino ad oggi, le politiche europee, politiche che hanno di fatto chiuso, tanto è vero che spesso e volentieri la nominiamo come Fortezza Europa. Grazie di questo tuo intervento, Matteo, per averci portato anche così a confrontarci, a pensare immediatamente alle conseguenze di questo isolamento che la diffamazione lungamente portata avanti del mondo non governativo a favore dei migranti ha consentito, insomma, creando il clima favorevole per questi attacchi. L'ultimo relatore è Gianfranco Schiavone, che dovrebbe essersi
essere arrivato da noi dopo reduce da un lungo convegno internazionale organizzato proprio dalla rete principale che si chiama Rivolti ai Balcani, nata proprio per rompere il silenzio sulla rotta balcanica in mezzo, era l'una di tante realtà italiane e credo internazionali, per denunciare quanto sta avvenendo, sostenere i diritti dei richiedenti asilo e dei migranti in generale. Gianfranco, ci sei? Sì, non si vede? Eh no, scusami, sono io che... Ah, boh, perché magari se non si vedeva il video, perché magari... Okay, ti vedo, okay. Bellissimo. Si vede. Sei ancora vivo dopo tante ore. A te volentieri la parola per parlare di questi rivolti ai Balcani, che la cui capacità di mettere in rete le realtà italiane è impressionante, anche per appunto la sua ambizione di arrivare all'Europa, no? a un livello transnazionale anche in termini politici. Vuoi raccontarci cosa state facendo? Sì, volentieri. Allora, perché insomma parto proprio dal convegno che abbiamo fatto, insomma, che anzi abbiamo fatto, è in corso, visto domattina abbiamo la seconda parte con la tavola rotonda. Chi volesse partecipare, tavola rotonda essenzialmente politica domani, no? Oggi era un'analisi giuridica e sociale, insomma, di quello che avviene sulla rotta, a partire, ahimè, dalla frontiera appunto italiana. Domani entreremo, insomma, alla luce degli approfondimenti di oggi, entreremo nel vivo del dibattito, no, su che cosa, su come deve essere modificato il sistema europeo d'asilo, dove cosa non va in questo sistema e che cosa deve, appunto, quali misure devono essere prese per evitare che i meccanismi che si ripetano, anzi che continuino i meccanismi di violenza di cui si faceva anche cenno prima. Chi mi ha preceduto, e la situazione è una situazione molto pesante, come è avvenuto anche in altre circostanze. I Balcani ci restituiscono un'immagine piuttosto terrificante dell'Unione, cioè dell'Europa, e siamo, da quando insomma sostanzialmente abbiamo cominciato ad occuparcene, quello che è venuto fuori è veramente la consapevolezza che o interveniamo su... che questa non è una questione, diciamo, che riguardi un'area geografica precisa, no? Specifica, né tantomeno soltanto tra virgolette, i migranti, ma è una questione veramente di sopravvivenza e di futuro dell'Europa. Perché, per dirla in maniera molto semplice, mi rendo conto che faccio delle estreme generalizzazioni, ma se no non è che posso fare una relazione di ore, no? Né sintetizzare, diciamo, tutto quello che abbiamo fatto, però appunto con la schematizzazione che mi consentirete, direi che quello che emerge è che c'è un crollo del sistema giuridico europeo, un vero crollo. È come se tutto ciò di cui, come dire, tutto ciò che noi diciamo, no, di dover rispettare, in realtà viene stracciato. Nella rotta balcanica, nei respingimenti a catena, nel mancato accesso alle procedure, nella creazione dei campi di confinamento sia in paesi UE che in paesi non UE, nell'impedimento, diciamo, all'accesso alle procedure, no? Sia nei paesi della UE che nei paesi non UE, nella mancanza di percorsi di inserimento sociale per quei pochi rifugiati che nei Balcani ci sono, insomma, comunque ci sono, ma sono pochi. Insomma, tutto in realtà ci dice che ciò che stiamo facendo è la negazione di ciò che abbiamo detto e scritto nelle normative dell'Unione, e le stesse normative che abbiamo fatto copiare poi ai paesi dell'area balcanica. Perché guardate che non è che non ci sono le normative, anzi, come spesso fa l'Unione Europea, come dire, poi chiede ai paesi, soprattutto ai paesi candidati, di adottare, insomma, dei testi che poi alla fine sono anche straordinariamente simili, no, a quelli sulla carta, per l'appunto, come si direbbe, a quelli dell'Unione Europea. Tanto simili quanto totalmente inapplicati, mentre nel nostro caso potremmo dire disapplicati dal punto di vista dell'Unione Europea. Quindi quello che abbiamo, la rete è una rete molto particolare, perché, e questo trovo anche che sia
la sua forza, la sua, anche se volete un termine un po' poetico, la sua bellezza, diciamo così. E cioè non è fatta di persone che sono simili, ma è, no? E non è fatta di organizzazioni che sono simili, ma è fatta di organizzazioni che sono diverse. Sono diverse sia come grandezza, parliamo di organizzazioni molto grandi e altre molto piccole, parliamo di forse anche letture, no? Come dire, politico-sociali che sono diverse, parliamo di modalità di azione che sono diverse, parliamo di, diciamo, anche interessi, diciamo, no? Come dire, più veramente diversificati. Ma le circa 40 organizzazioni che sono messe insieme stanno cercando, hanno iniziato esattamente un anno e un mese fa. La prima riunione, il primo incontro è stato fatto a ottobre dell'anno scorso, siamo appunto alla fine di novembre, siamo praticamente a poco più di un anno. E sono tutte partite dalla considerazione che la situazione era gravissima appunto nei Balcani, con la enorme differenza, questo è, che quando abbiamo iniziato la situazione, non dico che da italiani, perché la rete è italiana, anche se in realtà ha subito voluto avere un respiro europeo, no? E anche con questo convegno, come dire, lo è particolarmente, ma la situazione, in qualche modo, non so se riesco a spiegare bene perché non vorrei essere frainteso, insomma era quello del fatto di convincere la società italiana e la politica italiana a occuparsi della situazione nei Balcani per la gravità, l'abbandono delle persone, le violenze, i respingimenti a catena, eccetera, eccetera. In un certo senso, come dire, e lo dico da persona che vive appunto in una città del tutto particolare che è stata già citata, e noi insomma eravamo, non dico come in un film, i buoni, no? Cioè, no? Però in realtà la situazione, la tarda primavera di quest'anno, la situazione in Italia e a Trieste era completamente diversa da quella attuale, tanto che il tempo che è passato, i pochi mesi che sono passati in questi anni, in realtà se io a voi tanto mi capita la sera, chiudo gli occhi e mi chiedo se ho vissuto due vite che non c'entrano niente una con l'altra, no? Praticamente niente, quella di prima e quella di dopo. Perché quella di prima e quella di dopo? Perché, come dire, in Italia non c'erano i respingimenti alla frontiera. La città di Trieste era nota non per le cose che non vanno, ma per essere la città italiana con il miglior sistema d'accoglienza in Italia, quella nella quale nessuno dormiva in strada, quella nella quale, no, c'erano, sì certo che c'erano le persone in transito, no, e che non si fermavano, no? Ma c'era un sistema, e certo che c'erano i problemi anche anni scorsi, ma non c'era mai stato un abbandono e non c'era mai stato un clima di ostilità. A partire dall'inizio di quest'anno, anzi scusate, dalla metà, dal maggio di quest'anno, l'Italia entra in questa catena di violenze e di respingimenti sulla rotta balcanica, determinando chiaramente anche delle conseguenze a catena enormi sul territorio. Poi non è che vorrei parlare, anzi eviterei di parlare solo di questo, perché appunto lo conosco bene, come lo conosce l'associazione, le due associazioni che sono state citate, anzi quantomeno una, quella più consolidata, Linea d'Ombra, che come dire, fa parte della rete Rivolti ai Balcani. Il sistema ancora in realtà è un sistema che regge perché c'era prima, non perché se nulla ci fosse stato prima, in realtà la violenza di quello che è avvenuto a partire da maggio avrebbe travolto anche l'attuale insomma, situazione triestina, che certamente, soprattutto chi viene da fuori, vede in maniera molto impressionante. Magari non vedendo anche che ci sono anche, che in realtà è una situazione, ripeto, dove ancora abbiamo un'accoglienza diffusa di più di 1200 persone, in realtà ci sono una serie di coloro che vogliono fermarsi sicuramente accedono a un alto livello di protezione, coloro che invece non vogliono fermarsi, per coloro la situazione è molto difficile perché i servizi di cosiddetta bassa soglia sono stati sradicati in una logica politica molto lucida, molto lucida, che appunto che li ha tolti proprio per
e che è esattamente però collegata all'avvio dei respingimenti. E qui vorrei venire, diciamo, a quello che è anche venuto per i volti balcanici, cioè che noi ci siamo trovati a dover improvvisamente occuparci dell'Italia, come primo obiettivo della rete, e lo dico anche così con un po' di ironia, il convegno che si è tenuto oggi, che si terrà domani, quando era stato programmato nella prima convegno internazionale, era stato programmato per il giorno 21 di marzo del 2020, che voi capite non si è tenuto per le ragioni del Covid, cioè lo stesso motivo per cui stava saltando adesso, solo che si è deciso di farlo online, perché sennò non ci sarebbe stata neanche la sequela questo appuntamento. In quel programma, se io metto a confronto i due programmi, è curioso, per questo dico che è sempre passato una vita, in Italia non c'erano respingimenti. La questione era i respingimenti tra la Slovenia e Croazia, i respingimenti dalla Croazia alla Bosnia, le politiche dell'Unione Europea, eccetera, eccetera. Ora, quello che è successo non deve stupire, o meglio, stupisce che sia avvenuto in questo contesto politico, in una maniera così dura, così radicale, così violenta. Questo sì, devo dire, c'è qualcosa di abbastanza inquietante, no? Nella durezza del cambiamento, nel fatto che io posso dire, le responsabilità italiane non sono indagate da nessuno, i parlamentari non si vogliono occupare di questa situazione, il governo rifiuta il confronto, risponde in Parlamento quando risponde dicendo sì, facciamo le riammissioni dei richiedenti asilo, risposta all'onorevole Maggi 24 luglio 2020, con un documento che non ha precedenti nella storia della Repubblica, non ha precedenti. Neppure il signor Salvini era riuscito a scrivere facciamo le riammissioni dei richiedenti asilo. Lui diceva faccio gli respingimenti dei clandestini. Era più ruspante, no? Ma nel suo essere ruspante, no? Era anche, diciamo, no? Almeno non metteva nero su bianco quello che è stato scritto adesso, cioè l'Italia ha detto sì, quelli sono richiedenti asilo, io non posso respingerli, ma lo faccio lo stesso. Cioè il livello di rivendicazione della illegalità è a livelli che io lo dico anche, come dire, dal mio punto di vista giuridico essenzialmente, oltre che sociale, ma insomma è lì che voglio andare. Io devo dire che con tutte, pur avendo passato la vita, diciamo, a vedere le violazioni sistematiche delle normative, avendo, diciamo, contrastato e continuando a contrastare, diciamo, le illegalità, sapendo che, come dire, insomma, queste cose sono sempre successe, insomma, in genere il meccanismo tradizionale è faccio quando non si vede, no? E poi nego. Cioè, adesso non è così. Adesso non è così. Io faccio alla luce del sole e non nego. Non nego, anzi l'ho pure scritto. Sì, certo, io riammetto i richiedenti asilo. Poi certo dirò che li riammetto in Slovenia, quindi un paese sicuro, non è la Libia, eccetera. Ma lo dico. Lo dico ben sapendo che non posso farlo. E in effetti non c'è, anche in quella famosa risposta che abbiamo, come dire, vivisezionato in tutte le sue parole in questi mesi, in quelle quattro pagine non c'è un solo rinvio normativo, neanche uno, è perché non è possibile farlo. Non posso fare quello che scrivo, né quello che scrivo, né come lo faccio, il meccanismo della riammissione informale, cioè per l'appunto il fatto di, come dire, prendere le persone come fossero oggetti, trasportarle fisicamente in altri stati, in assenza di qualunque provvedimento amministrativo, non parlo di convalide giudiziarie, proprio il provvedimento amministrativo, la multa per divieto di sosta, per capirci, no? Il foglietto, non ci sono foglietti in questa storia, perché fondamentalmente il foglietto è pericoloso, no? Quello permette alle persone di esercitare un diritto alla difesa, previsto dall'articolo 11 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo, dall'articolo 24 della Costituzione, da quello che, insomma, non occorre che mi spreco in queste spiegazioni. Quindi le persone vengono trasportate o forse deportate, perché non, come dire, il linguaggio, anche il linguaggio, persino quello giuridico andrebbe cambiato, perché non siamo soltanto a espulsioni collettive
vietate, ma siamo a deportazioni, perché le espulsioni collettive sono comunque espulsioni tutte uguali, appunto, quindi non possibili, perché non manca un provvedimento individuale, ma avvenute all'interno di una procedura. La deportazione attraverso le cosiddette riammissioni informali avviene di fuori di una procedura, e per l'appunto io che sono stato deportato non posso impugnare nessun provvedimento. Se poi in questa storia ci mettiamo che ovviamente tutti e tre i paesi che mi hanno deportato non mi hanno rilasciato nessun famoso pezzo di carta, e poi alcuni di questi paesi, e in particolare la già citata Croazia, mi ha anche picchiato, derubato, malmenato, ferito, ributtato fuori dall'Unione Europea senza, anche qua ovviamente senza nessun tipo di procedura. Io mi trovo in un altrove, dove il mio obiettivo fondamentale è la sopravvivenza, in un contesto di trattamenti chiaramente inumani e degradanti, come oggi è quello dei richiedenti asilo in Bosnia. Beh, capite bene qual è la difficoltà che abbiamo come rete, perché la rete è anche questo, sta sviluppando chiaramente azioni giudiziarie, quello di appunto chiamare in causa gli stati per i comportamenti che stanno facendo. Qualcosa si sta, con enorme difficoltà, si sta realizzando, ne vedremo gli esiti, grazie appunto anche al fatto di essere in collegamento con associazioni ed enti sia in Slovenia che in Croazia che in Bosnia, ma la fatica è veramente immensa, perché è come se chi entra in questo meccanismo vive un mondo che non ha nulla a che fare con la sua quotidianità, per quanto la quotidianità difficile, no? Quella che viviamo, fatta di tante cose che non vanno e anche di tante piccole o grandi soprusi, ma in realtà tutto questo diventa quasi, questa quotidianità difficile è quasi ridicola. Quando si entra in queste situazioni ci si accorge che tutto ciò che pensiamo, no, di quel sistema, del sistema di minima protezione dei diritti fondamentali, che esiste, in realtà scopriamo che non esiste, o che può non esistere, può collassare da un momento all'altro, così come è collassato nella rotta balcanica ed è collassato persino in Italia, almeno rispetto a questo, ripeto, a questo punto di vista, cioè quando ci si occupa dei migranti che arrivano alla frontiera orientale. Non vediamo la luce in questo momento di questa situazione, perché, ripeto, politicamente non ha nessun appeal, al contrario c'è una coltre omissiva estremamente forte. Sul piano giudiziario le cause saranno lente e complesse, no? per ovvie ragioni, perché sono rese per l'appunto lente e complesse. Il Covid chiaramente in questo momento è una sorta di probabilmente questa sperimentazione estrema non sarebbe stata possibile in un altro momento, ed è iniziata nel momento in cui in qualche modo il contesto l'ha reso possibile, ma io non credo che terminerà con la fine della pandemia. Questo è il punto fondamentale. No? La sperimentazione vorrà sopravvivere alla fine della pandemia, e noi francamente, ma dico non noi Rete Rivolti ai Balcani, ma in realtà tutti i cittadini democratici, gli studiosi, i giuristi, i giornalisti, chi vorrà, deve invece impedire che continui questa cosa alla fine della pandemia, perché, ripeto, ne va veramente dello Stato di diritto in questo momento. Vi ricordate il caso ungherese, no? Quando tutti dicevano che no, sono un po' duri con gli stranieri, ma sai, vabbè, sono ungheresi, sai com'è, insomma, eccetera, no? E avete visto come è andata a finire, no? Per l'appunto, la parabola dell'Ungheria, no? In questi anni. È iniziata con lo smontaggio, no? dei diritti fondamentali degli stranieri, adesso siamo appunto alla democrazia illiberale che, come dire, lotta contro l'Unione Europea, standone dentro naturalmente, no? In modo come svuotandola come una malattia sostanzialmente. Ora, non credo che il nostro paese sia, non abbia gli anticorpi ben più robusti, però in pochi mesi ho capito come quella parabola è avvenuta.
no? L'ho capito proprio sulla, come dire, vedendo e toccando le cose con mano. Grazie Gianfranco, di questa SOS, mettiamolo così, perché appunto in qualche modo è opportuno così, svegliarci tutti rispetto alla novità che riguarda noi direttamente. Fino adesso e quando anche abbiamo pensato a questo progetto avevamo in mente sicuramente più un'Italia come ce la descrivevi fino a un anno fa e quindi impegnata in un sostegno ai Balcani dove l'Unione Europea esportava instabilità delocalizzando la gestione dei migranti ma non ancora nelle condizioni che ci racconti. Se qualcuno dei membri di questo gruppo vuole iniziare a fare delle domande lascio volentieri la parola, altrimenti c'è qualcuno che si vuole, Donatella, Chiara, qualcun altro che vuole aggiungere qualcosa, altrimenti io faccio riferimento a una domanda che è arrivata dal pubblico. Vi lascio volentieri la parola per primi, se invece Chiara stai accendendoti, no. Io un paio di domande ce l'ho, le relazioni sono state drammatiche, portano anche l'attenzione sulle responsabilità, non solo le responsabilità a livello italiano di un governo che non è più un governo con Salvini, ma che fa cose anche peggiori dei governi con Salvini, ma anche rispetto al nostro progetto delle responsabilità europee. Quindi su questo ci si chiede, è l'Europa che ce lo chiede? Quali sono le potenzialità invece di sviluppare uno stato di diritto anche in interazione con l'Europa? E l'altra domanda è appunto sulla prospettive che vedete di una europeizzazione anche delle azioni di solidarietà. E noi nella nostra ricerca avevamo visto svilupparsi puntualmente in alcune situazioni di confine, ma avere qualche difficoltà a svilupparsi in maniera complessiva. E se c'è tempo, anche una domanda che mi facevo è in che misura le azioni di protesta e anche azioni di solidarietà durante la pandemia su temi come l'antirazzismo con i movimenti Black Lives Matter e le manifestazioni appunto dell'estate, ma anche i movimenti sui diritti del lavoro possono essere collegati, perché oltre al problema delle rotte balcaniche interrotte dai confini c'è anche il problema di chi viene migrante durante la pandemia lasciato entrare per essere sfruttato nel lavoro agricolo, nel lavoro dei campi. Grazie. Grazie Donatella. Partiamo in ordine di apparizione. Vuoi partire Matteo e poi lasciamo la chiusura a Gianfranco? Sì, allora io spero di avere le competenze per rispondere a tutte e tre le domande, però faccio un po' un sunto. Allora, sulla europeizzazione delle lotte in questo momento storico, delle lotte della solidarietà, secondo me penso che sarà molto, molto, molto difficile, un po' perché abbiamo una grossa difficoltà di movimento, un po' perché ci sono probabilmente dei paletti da buttare giù, ecco, diciamo, già all'interno delle varie reti che si sono formate a livello nazionale ci sono ancora più paletti a livello transnazionale. C'è comunque una prima presa di posizione da parte di una serie di associazioni, di collettivi
che a livello europeo che iniziano ad attaccare frontalmente quelle che sono le politiche della Fortezza Europa, e questo è un dato di fatto. Non è un qualcosa direttamente ed esclusivamente collegabile con la rotta balcanica, è un qualcosa che avviene da anni, avviene dal basso, quindi probabilmente fa sempre un po' fatica ad uscire fuori a livello politico, diciamo, resta sempre un po' dal basso, resta sempre minoritario. Per quanto riguarda la questione delle persone migranti che poi in Italia direttamente restano in Italia, vengono sfruttate in campo agricolo, questo è un tema che esiste purtroppo da tantissimi anni. Nella nostra provincia, tra l'altro, l'Alto Adige è un tema molto sentito, collegato direttamente alla raccolta delle mele, ma è un tema sentito in maniera trasversale, penso, da tutte le regioni italiane, in particolare dalla parte sud, insomma, dell'Italia. Ci sono in questo momento storico delle lotte che sono uscite fuori dal basso da parte dei migranti, delle persone migranti, delle lotte bracciantili, purtroppo restano sempre molto circoscritte, in particolare le lotte degli ultimi anni che sono state abbastanza riprese anche dal mainstream nazionale, le lotte in Calabria e in Puglia, però c'è anche una voglia probabilmente di mantenere in qualche modo lo status quo. Alla fine della fiera sta bene a tutti che queste persone raccolgano prodotti che poi noi ci troviamo all'interno dei supermercati, nella filiera sporca della grande distribuzione organizzata, e quindi il problema diventa un problema molto sistemico. Dovrebbe essere in primis il consumatore a cambiare modalità di far la spesa, mi viene da dire. Però questa cosa è molto difficile e non può ovviamente essere assolutamente trasversale. Noi abbiamo fatto tra l'altro diversi progetti negli anni scorsi, soprattutto in quello che era all'epoca il ghetto di Rosarno, sgomberato in maniera quasi pirotecnica, direi, dall'allora ministro dell'interno Salvini. Oggi la situazione è tale e quale, purtroppo a raccogliere le arance in Calabria, a raccogliere le mele in Alto Adige, in Trentino, o la frutta e la verdura veneta sono sempre gli stessi migranti, e si fatica molto ad unire queste lotte, la lotta bracciantile e la lotta per il diritto di movimento delle persone migranti. Bisognerebbe cercare un po' di creare uno stato generale di queste lotte, di metterle insieme, di riportarle dal basso, ma ad oggi, purtroppo, perlomeno nel 2020, la difficoltà è evidente, collegata anche un po' alla pandemia che è in corso. Grazie Matteo. Direi che la chiusura lasciamo a Gianfranco Schiavone con la preghiera di rispondere a queste tre domande. Magari le metto un po' assieme, no? E vedo un po' se... Allora, tranne quella sicuramente che tengo un po' separata sull'Unione Europea, e devo dire che non sono ottimista in questa fase. Non sono ottimista perché, avendo seguito negli anni scorsi l'evoluzione della, o la non evoluzione, ma insomma, avendo seguito, diciamo così, la situazione della cosiddetta riforma, no? Del sistema asilo in Europa, e avendo visto, insomma, appunto, luci ed ombre di quello che è successo fra il 2015 e il 2019, devo dire che vedere oggi la situazione in cui ci troviamo, cioè le previsioni contenute nel cosiddetto nuovo patto per l'immigrazione e l'asilo che la Commissione ha proposto, no, il 23 di settembre, anche qui, e poi prendere in mano comunque
testi che sicuramente consideravamo, come dire, modesti, quando non anche pieni di problemi o negativi o comunque criticabili, come l'agenda, per esempio, no? Per l'immigrazione del 2015, ma andare a confrontare, per esempio, questi due testi fa vedere l'incredibile arretramento culturale che stiamo vivendo. Veramente, veramente pauroso. Nel senso che mentre nell'agenda c'erano aspetti profondamente contraddittori, di chiusura, ma anche altri di apertura al cambiamento, quindi che, ripeto, si intrecciavano in maniera un po' contraddittoria, adesso non posso approfondire, ma dico solo così, adesso nel patto non abbiamo, se qualcuno mi chiede, ma dimmi una cosa positiva che è contenuta nel patto, io dico che non c'è. Non perché magari qualche singola specifica misura non possa esserlo, ma perché la visione generale è una visione cupa e direi violenta. La migrazione è solo un problema, non esiste un'altra versione, è solo un problema. C'è un accenno finale, no, al fatto di dover favorire gli ingressi qualificati, così, no? È solo quello, però. Per il resto, c'è soltanto, è come, il testo è come pervaso da una sorta di cupo terrore al quale bisogna piegarsi. Per cui le parole d'ordine sono accordi con i paesi terzi per il controllo e per l'impedimento del flusso, respingimenti, riammissioni, rimpatri, e se per coloro che comunque alla fine arrivano nell'Unione Europea, una sorta di divisione all'interno dell'Unione Europea fra paesi che hanno frontiere esterne e paesi che non ce l'hanno. Chi ha frontiere esterne, l'Italia è una di queste, non più via terra, ecco che torneremo adesso a dire qualcosa sulla rotta balcanica, ma via mare sì, è destinato a svolgere il ruolo di grande hub per gli altri, perché la logica della Commissione, della proposta, è che la maggior parte delle domande d'asilo vanno esaminate nel paese di primo ingresso. Il superamento del regolamento Dublino non avviene nella direzione prevista nella scorsa legislatura e votata dal Parlamento nel 2017, ma avviene nella direzione opposta. Non solo non si supera il principio del paese di primo ingresso, ma è nel paese di primo ingresso che le persone devono restare. E una volta che le domande sono state esaminate con procedure accelerate di frontiera, allora possiamo anche, no, o fare una ripartizione di quelli che rimangono. Quindi uno scenario completamente diverso da quello. Il meccanismo di solidarietà di cui è l'articolo 80 del trattato è stravolto, completamente stravolto, perché la solidarietà è una solidarietà, per così dire, mercantile. Gli stati possono essere solidali fra di loro, sicuramente prendendo quote di persone, ma anche pagando perché altri ritengano, o pagando perché vengano fatti i rimpatri, magari da altri stati, no? Quindi in realtà una solidarietà che non ha nulla a che fare con, a mio modesto avviso, con le previsioni del trattato dell'articolo che ho citato, qualcosa che in realtà, anzi, devo dire, non dovremmo neanche chiamare così, dovremmo forse chiamare la compartecipazione, non so, in qualche modo, no? Magari più che altro alle spese, ma non alla solidarietà. Cioè, la solidarietà scompare da questo testo. Non c'è condivisione, non c'è collaborazione, non c'è nessun meccanismo obbligatorio di ripartizione. Viene un po' fatto l'occhiolino all'Italia, per carità, per convincerla ad aderire, dicendo che c'è una possibilità di fare un meccanismo di ripartizione, insomma, che gli sbarchi avranno un trattamento privilegiato, quindi che in qualche modo ci dovrebbe essere una distribuzione, però appunto ci dovrebbe essere, ho usato il condizionale perché notate che anche il testo usa il condizionale, che è interessante. Insomma, e comunque l'enfasi è tutto sul resto, cioè ci occupiamo di quelli che arrivano se nonostante tutto arrivano. Questa è la visione. Quindi è una visione veramente cupa. E questo in un continente in declino demografico, dove la forbice tra popolazione attiva e popolazione inattiva è preoccupante.
in molti paesi, tra cui il nostro, non solo il nostro, ma tra cui il nostro, e dove, come dire, il più conservatore, dei, no, diciamo, ma una figura che, non, che credo che non esista, questo è sul mercato sostanzialmente, no? Il conservatore illuminato, mi verrebbe da chiamarlo, no? Una sorta, diciamo, di figura politica che è completamente scomparsa, non farebbe parte della mia, diciamo, della mia appartenenza, ma lo sogno ogni tanto la sera, il conservatore illuminato, no? Che sarebbe quello che comunque dice, sì, però qua io devo pensare, no? A che cosa, a come ci organizziamo, a quindi devo pensare a quante persone far arrivare ogni anno in maniera organizzata. Il, certamente poi, come dire, farò, sarò rigido su certe cose, non vorrò, imporrò dei, delle restrizioni, no? Però ho bisogno, cioè il cambiamento si produce, e devo guidarlo. Devo guidarlo poi da punti di vista che possono essere anche politicamente diversi, ma non autolesionisti. Oggi siamo impregnati di una sorta di autolesionismo e ho come l'impressione che forse un bel giorno scopriremo che non solo non possiamo applicare il patto, ma dobbiamo cambiare il registro improvvisamente, perché siamo entrati in un cortocircuito, che è anche un cortocircuito sociale, politico, economico, in questa, ripeto, Europa che, no? Alla fine, come dire, come è stato, riprendo in mano appunto, riprendo appunto l'immagine, la metafora della fortezza, no? In realtà, ma la fortezza è vuota, dopo un po' sarà vuota sia di persone che di qualsiasi altra cosa, no? Rischiamo di difendere e non sappiamo più che cosa difendiamo alla fine in una situazione quando diventa così esasperata come quella attuale. E qui si capisce perché la situazione balcanica è così importante, perché la situazione balcanica, come dire, ha una è incredibilmente complessa, perché come tutti sapete, ma nessuno lo nota abbastanza, la banalità, diciamo la famosa banalità che nessuno nota, i migranti entrano direttamente nell'Unione Europea, perché la Grecia e la Bulgaria sono dell'Unione Europea, per poi uscire dall'Unione Europea quando entrano negli altri paesi dei Balcani e poi rientrare una seconda volta nell'Unione Europea, in un gioco, no, che appunto è del tutto particolare, nel quale non abbiamo una distanza geografica, non abbiamo un mare, per quanto breve, no? E per quanto chiaramente, però non abbiamo una distanza, e abbiamo confinato nel frattempo 4 milioni di persone in Turchia. Tutte queste 4 milioni di persone in Turchia non torneranno a casa, lo sappiamo benissimo. Ne potranno vivere tutta la vita in Turchia. Noi non abbiamo un programma per conciliare il fatto che abbiamo bloccato 4 milioni di persone, di rifugiati, in gran parte siriani, in Turchia, con il fatto che la distanza fra appunto questo paese e l'Unione Europea è qualche chilometro di mare, no? delle isole greche. Chi è stato vede, no? Si sa cosa vuol dire. No? E quindi dentro questo contesto, appunto usiamo, l'unica cosa che sappiamo fare è usare tutta questa area come un'area cuscinetto, nella quale per l'appunto ci sono sbarramenti multipli e violenze multiple, e cerchiamo di fare questo perché non abbiamo un'altra visione, no? Non sappiamo come appunto risolvere la questione delle persone bloccate in Turchia. Non abbiamo un piano di reinsediamento. Per esempio, la parola reinsediamento è scomparsa dal patto. Era enfatizzata, e alcuni erano critici, ma era enfatizzata nell'agenda del 2015. È scomparsa dal patto del 2020. Quindi noi non reinsediamo più nessuno. Ma se noi non reinsediamo più nessuno e non apriamo canali umanitari o chiamateli come volete e non ci sono i visti d'ingresso, cosa pensiamo di fare? In realtà non lo sappiamo, se non blocchiamo, no? È una strategia di cortissimo respiro, tutta improntata, ripeto, al fatto che dobbiamo essere violenti. Oggi ho scritto un articolo, non è che voglio fare pubblicità, per carità, ma nell'articolo che ho scritto, che trovate sul Riformista, un lungo articolo che di un'intera pagina, dove tra l'altro abbiamo fatto il convegno, ho fatto presente che le violenze efferate della polizia croata
nei confronti dei migranti che attraversano, tentano di attraversare il confine, non è un frutto, come dire, di un problema della Croazia a controllare la gruppi di polizia deviati. Certo, la Croazia non è un paese con una solida storia democratica, no? Paese molto giovane, è un paese molto difficile, l'osservatorio sa bene, insomma, che è un paese pieno di scheletri nell'armadio, insomma, tanto per dirla, no? In un certo... Ma il problema non è questo. Quelli non sono corpi deviati. E quello è una violenza necessaria. In che senso necessaria? Necessaria perché se veramente devo essere efficace, devo fare così. Perché se semplicemente faccio il respingimento, se addirittura mi metto a compilare carte, no? No? Se rispetto le procedure, no? Non funziona, è quello di oggi, torna domani. E allora io devo fare una manovra militare, cioè devo considerare queste persone come se fossero veramente parte di un esercito nemico. Quindi io devo ferirle, devo derubarle, no? Devo rallentare il loro viaggio. Se, come dire, devo fare in modo, quindi la violenza fisica, anche innanzitutto fisica, che poi non può spingersi fino allo sterminio, alla morte fisica, perché non siamo ancora, no? Diciamo, non siamo ancora autorizzati. Ma quello che viene prima, non solo è lecito, ma è addirittura necessario. Se io ti spezzo le braccia, è un bel sollievo, perché vuol dire che non tornerai domani, ma tornerai fra 4 mesi. È già qualcosa. Cioè, questo è il punto a cui noi siamo arrivati. Siamo su questo limite, su questa soglia. Poi ce n'è un'altra, poi ce n'è un'altra, poi ce n'è un'altra. Siamo andati avanti molto rapidamente, molto velocemente. E questo è lo scenario che abbiamo. Ecco, per cui torno a dire, di questa storia è fondamentale che, come dire, capiamo la sua immensa rilevanza per il presente e per il futuro. È sparita Luisa? Sì, pare forse, di sì. forse prendo la parola io per ringraziarvi tantissimo e per il contributo che avete dato, ringraziare chi è stato qui ad ascoltare, ringraziare chi ha organizzato questo evento sperare che nonostante tutto la situazione... ecco Luisa di nuovo. Stavo facendo non so cosa sono, cosa mi è successo. Era sicuramente il tempismo del web nell'indicarci che il tempo stava scadendo e ha buttato fuori me. Io ho ringraziato tutti, ma tu puoi chiudere. No, direi che ringrazio davvero anch'io, sperando di avere presto nuove occasioni, magari con tempi più lunghi, per parlare di questi temi che sono evidentemente molto urgenti e che richiedono tutta l'attenzione culturale e politica che saremo in grado di dedicare. Grazie a tutti di aver partecipato, di aver ascoltato e di aver contribuito. Buona serata. Buona serata.